uno sguardo ai nostri dirimpettai, ai paesi separati dal mare Adriatico, da una parte l'Italia, la Puglia, dall'altra parte la Croazia. Un mare in comune, il titolo del convegno celebrato sia a Barletta al Palazzo della Marra, prospettive di una cooperazione bilaterale alla luce del bando europeo Interreg relativo ai settori della cultura, dell'istruzione, del turismo, dell'economia, motivazioni, prospettive e strategie comunitarie. Siamo qui oggi a Barletta per dare più visibilità a due importantissimi documenti. Uno di questi è il programma esecutivo sulla cooperazione nel campo culturale ed educativo e l'altro è, come diceva lei, Cross Border Cooperation che sarà lanciato fra un po'. Non soltanto che si parlerà di questi documenti per sé, cioè di una piattaforma formale ora che esiste e che offre maggior possibilità di cooperazione fra due paesi, ma anche i progetti che si possono sviluppare. Appunto, con noi sono anche gli ospiti di Città di Šibenik che stanno già lavorando sui progetti concreti, infatti con la città di Barletta. Noi abbiamo già organizzato e partecipato concretamente in tanti altri progetti. Siamo parte dell'Unione Europea da ormai 2 anni e quindi è nostro desiderio intavolare una relazione di cooperazione anche con il Comune e la città di Barletta in maniera concreta. Ad esempio, come la Casa del Mediterraneo e comunque sia nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei siti UNESCO. Ma sì, è un percorso che va consolidato tra la Puglia, tra l'Italia e la Croazia, credo che ci sia già una sintonia nata da tanti anni. Ricordo con grande piacere che la città di Trani è stata forse antesignana in tal senso. Ormai 10 anni fa ci inventammo anche forse in più un collegamento Trani Dubrovnik, no? C'è un gemellaggio storico tra la città di Trani e quella di Dubrovnik, che tra l'altro sono anche molto simili sotto l'aspetto architettonico, e rappresenta sicuramente un punto importante nell'ampliamento dei rapporti commerciali tra l'Italia, tra la Puglia e la Croazia, e questo è il percorso che dobbiamo continuare a seguire, perché bisogna aprirsi sempre di più e non aver paura di quello che c'è dall'altra parte dell'Adriatico, anzi ci sono molti punti in comune e la storia che ce lo insegna, e oggi da lì dobbiamo ripartire. Ricordavo nell'intervento di saluto a questo convegno che questa è la terra che è stata attraversata da Annibale, che veniva dall'altra sponda nel Mediterraneo ed è stata la terra ed è la terra dei castelli federiciani, insomma non Federico II, che scendeva invece dal nord Europa guardando a Nord Africa. Ha un problema in comune come quello dell'ambiente, della sicurezza dell'ecosistema marino e soprattutto un futuro comune, il futuro comune di un'Europa che non è soltanto burocrazia, da cui non si va via, non si scappa perché c'è qualche interesse contingente che preme, ma c'è un interesse più grande che è quello di un continente che sappia essere in grado di affrontare le sfide della globalizzazione, dell'innovazione. Da Barletta per News24.city, Floriana Tolve.